controllo del territorio dei carabinieri a Canicattì con sanzioni e denunce. Uccide l'ex fidanzata nonostante fosse stato già denunciato. Restrizioni per 55 comuni siciliani per fermare i contagi. Al termine del telegiornale le nostre interviste con i premiati del Sipario d'Oro. Calcio, l'Akragas vince in amichevole a Gela. Bentrovati da TVA Notizie. Apriamo con il controllo straordinario del territorio effettuato dai carabinieri di Canicattì con sanzioni e denunce. Arturo Cantella. Nell'ambito dei servizi del controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Agrigento durante lo scorso weekend, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Canicattì, coadiuvati dai colleghi della locale stazione nella notte tra sabato e domenica del 22 agosto, hanno setacciato il territorio cittadino con diverse pattuglie in campo al fine di garantire maggiore sicurezza nei giorni della movida. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 70 persone, controllate 53 autovetture, tra cui 25 conducenti, sono stati sottoposti ad accertamento dell'alcol test, elevate sanzioni per contravvenzioni al codice della strada per oltre 200 euro. Un cittadino di origine rumena di 25 anni a Cattolica Eraclea è stato denunciato a piede libero perché l'alcol test ha rilevato un tasso alcolemico nel sangue ben superiore alla soglia massima consentita, violazione che ha comportato anche il ritiro immediato della patente di guida. Sono stati inoltre predisposti per il foglio di via obbligatorio dal comune di Canicattì tre soggetti residenti nella provincia di Siracusa con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio che con fare sospetto si aggiravano per le vie del centro. Malgrado fosse stato già denunciato per stalking, è riuscito ad uccidere l'ex fidanzata. Un altro omicidio annunciato. Ma a che servono le denunce? Una 26enne, Vanessa Zappalà, è stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello nel Catanese. A sparare, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, sarebbe stato l'ex fidanzato della vittima, che è attivamente ricercato dai militari dell'arma. La sparatoria è avvenuta verso le 3 della notte scorsa, vicino al porticciolo del lungomare di Aci Trezza, una frazione marinara dove Verga aveva ambientato i suoi malavoglia. La vittima era in compagnia di alcuni amici quando l'ex fidanzato, con il quale aveva già interrotto la relazione in maniera brusca, si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, e le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla anche un'amica della vittima. Sul posto sono immediatamente intervenuti diverse ambulanze, carabinieri della stazione di Aci Castello, della compagnia di Aci Reale e del comando provinciale di Catania, che hanno avviato immediatamente le indagini. L'uomo era stato denunciato per stalking da Vanessa Zappalà. Per quel reato la procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal GIP che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento. Principessa, sarai l'angelo più bello, non mi può più pace, quante volte ti mandavo messaggi, stai attenta Vanè, Vanè ho paura, e tu tranquilla, non mi fa niente, solo geloso, facevi casa e lavoro, una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata, assenso di vuoto, di angoscia, così sui social network dove monta il dolore e la rabbia per la sua uccisione. Un'altra ragazza su TikTok, in un montaggio di foto della 26enne, scrive: principessa mia dolcissima, come farò a non vederti più? Con chi parlerò la sera dal balcone? Attacca insultando l'ex fidanzato. Bastardo, maledetto, hai tolto la vita a una ragazzina. L'ex fidanzato di Vanessa Zappalà è un rivenditore di auto di San Giovanni La Punta, Antonio Sciuto, 38 anni, ricercato per l'omicidio del 26enne commesso la notte scorsa nel lungomare di Aci Trezza. L'identità è stata resa nota dai carabinieri, che hanno anche diffuso due foto dell'uomo, una con barba corta e l'altra con barba lunga, per favorire la sua cattura attraverso segnalazioni al 112. Le operazioni sono state coordinate e autorizzate dalla Procura distrettuale di Catania.
I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coordinati dalla Procura Distrettuale Etnea, stanno tuttora ricercando Sciuto Antonino, 38enne di San Giovanni la Punta, resosi responsabile nella nottata odierna sul lungomare di Aci Trezza dell'efferato omicidio di una giovane 26enne, precedentemente sua fidanzata, colpita da numerosi colpi di arma da fuoco. Il presunto colpevole, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima, era già stato tratto in arresto dai militari della stazione di Trecastagni in linea con le disposizioni della Procura di Catania nel giugno scorso. Nella circostanza il soggetto si era reso responsabile, tra l'altro, di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Successivamente tradotto agli arresti domiciliari, era stato scarcerato dal GIP che ne aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Restrizioni per fermare i contagi. Si interviene in 55 comuni siciliani. Nell'Agrigentino interessati Ricata, Porto Empedocle, Racalmuto e Ravanusa. Pronto soccorso al collasso nei grandi centri urbani della Sicilia dopo la ripartizione dei posti letto fra reparti Covid e ordinari decisa dalla Regione. Nel giorno in cui il bollettino nazionale sui contagi certifica che in Sicilia ci sono poco meno di un quarto dei nuovi contagi, 1737, dei decessi 12 su 45 di tutta Italia, a Palermo, Catania e Messina pazienti non positivi restano fino a 3 giorni in pronto soccorso in attesa di un ricovero e così che l'ASP di Palermo, nella fattispecie, si rivolge ai privati. Ma c'è di più in questa calda estate targata 2021. Sono infatti 55 in Sicilia i comuni con una bassa percentuale di vaccinati inferiore al 60% del totale della popolazione vaccinale. E come se non bastasse, hanno una incidenza di contagi nei 7 giorni, 13-19 agosto, superiore a 150 casi per 100.000 abitanti. Per questi centri si è resa necessaria e urgente l'emanazione di una ordinanza del presidente della Regione Siciliana che prevede un tavolo permanente tra ASP e sindaci per aggiungere target di immunizzati, l'utilizzo di mascherine all'aperto nei contesti di presenza di molti cittadini, quali ad esempio le strade, e che ribadisce il divieto di assembramento in pubblico e le misure di contenimento per gli eventi privati, tampone nelle 48 ore antecedenti per i comuni di Barra Franca e Niscemi. Inoltre, su proposta delle ASP competenti, è stata disposta la più gravosa misura della zona arancione, secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali alla luce del numero preoccupante dei contagi. Avevo annunciato un provvedimento regionale che cercasse di mantenere il giusto equilibrio tra gli obiettivi di tutela della salute pubblica e il diritto delle attività economiche a operare in sicurezza. Con questa ordinanza mettiamo in campo uno strumento in più, con uomini e mezzi a disposizione di un numero importante di comuni, coinvolgendo i sindaci anche nel loro ruolo di autorità sanitarie locali, dichiara il governatore Musumeci. Si tratta, aggiunge ancora il presidente della regione, di misure sofferte ma ragionate, che affidano ancora una volta alla indispensabile collaborazione dei livelli istituzionali territoriali e degli operatori sanitari il compito di proteggere la nostra popolazione. Abbiamo avuto in queste giornate necessari colloqui tecnici con le diverse autorità che operano nel contenimento dell'epidemia e sono convinto che non desti alcuna sorpresa una decisione regionale che si pone nel solco dell'atteggiamento tenuto dal governo siciliano in tutti questi mesi. La stagione turistica in Sicilia, prosegue ancora Musumeci, ha registrato numeri record ed è abbastanza naturale che si registri anche per questa promiscuità l'aumento di casi, come abbiamo costantemente potuto osservare in questi giorni, assieme ad un certo calo di tensione che è stato palpabile in molte zone dell'isola. Tuttavia immagino che nessun siciliano voglia correre il rischio di ulteriori appesantimenti o peggio di un nuovo lockdown. La nostra economia non lo vuole e non se lo può permettere. Il mio appello dunque è sempre lo stesso: vaccinarsi è un dovere civico, per questo siamo accanto ai comuni e a tutte le nostre comunità. Questo modello, che inizia con i 55 comuni, potrà essere adottato anche in altri casi. Oltre 3 milioni di siciliani hanno fatto il vaccino, ma non basta. Quanto sarebbe ingiusto far pagare a tutti il duro prezzo di chi non vuole vaccinarsi.
Per noi, conclude ancora il governatore, non è solo una priorità sanitaria, perché come dice il presidente di Confindustria, tutelare la salute significa tutelare il lavoro. Le misure previste dell'ordinanza del presidente della regione, dichiara invece l'assessore regionale della salute, Ruggero Razza, sono una grande opportunità per i comuni individuati, perché consentiranno nel rapporto di leale collaborazione con i sindaci di moltiplicare gli sforzi per la vaccinazione. È un modello che può essere rafforzato anche in altri centri, fra i comuni interessati dal provvedimento, raggruppati per territorio, nell'Agrigentino, Licata, Porto Empedocle, Racca, il Muto, Ravanusa, nel Messinese, Pace del Mela, Rudi Milici, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Villafranca Tirrena, nel Palermitano invece Capaci, Cinisi e Terrasini, nel Trapanese, Campobello di Mazzara, che sta alla Mare del Golfo, Castelvetrano, Custonaccio e Pantelleria. Nei comuni interessati dalle misure l'ASP competente per territorio promuove, con i sindaci, il distretto sanitario, la rappresentanza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, un tavolo tecnico per raggiungere nel territorio comunale il target del 70% di vaccinati in prima dose. Alla scadenza, in caso di mancata progressione del target previsto di vaccinati almeno in prima dose e in presenza di una incidenza dei contagi superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, potranno essere disposte ulteriori misure di contenimento. Se entro il 15 settembre non avremo superato la soglia dell'80% di vaccinati, dovremo valutare la possibilità di rendere obbligatorio il vaccino. Non ha dubbi il sottosegretario alla salute, onorevole Sileri, che in una intervista al quotidiano La Stampa si è espresso in questi termini. L'obbligo potrebbe riguardare le fasce di età più a rischio. Cambiamo argomento, riapre la zona archeologica di Villa Romana a Montevago. La soddisfazione del sindaco Margherita Larrocca Ruvolo. Ascoltiamo il direttore Arturo Cantella. Riaperto al pubblico il sito archeologico di Villa Romana a Montevago, dove è stato effettuato un importante intervento di riqualificazione dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco onorevole Margherita Larrocca Ruvolo. Nell'occasione si è svolta una rievocazione storica a cura dell'Associazione Culturale Antico Mondo. Il progetto di riqualificazione ammonta a 104.000 euro e la copertura finanziaria a carico del bilancio del Comune di Montevago, che in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento porterà avanti nel sito anche progetti di agricoltura didattica. Sono stati già infatti impiantati un vigneto, un uliveto, che si aggiungono alle piante di fichi d'India, limoni e altri frutti già presenti nella zona archeologica. I protagonisti della rievocazione storica sono stati l'archeologa Viviana Caparelli, Roberto Naro, Maria Catena De Paola, Gaetano Naro, Patrizia Bellomo, Ivania Calvetta e Giovanni Farina. Con l'obiettivo principale della rievocazione, ha detto l'archeologa Viviana Caparelli, è quello di infondere nella popolazione locale un senso di appartenenza e di partecipazione attiva. Un'occasione in più per attrarre i turisti da un lato, un'occasione in più di fruizione per i cittadini, un'occasione in più per rendere bello il paese, un'occasione in più per dire che c'è un percorso turistico che consentirà sia di vedere il verde e quelli che sono i resti di una villa romana, sia nella parte antistante poter passeggiare, poter fare sport. Questa è una delle iniziative che questa amministrazione ha portato avanti utilizzando somme proprie, somme del comune. 104.000 euro sono stati investiti e oggi questa zona, che è la zona Mastragostino, respira e respira un'aria diversa. Se non ci fosse stata l'attenzione della sovrintendenza, la collaborazione di sovrintendenza e parco archeologico, che devo ringraziare nella figura del direttore Cerratta, forse oggi neanche potevamo stare qua. Perché dico questo? Perché il sito è di proprietà del parco archeologico, è stato bonificato, è stato fatto un contratto regolare ad un ragazzo del posto che ne curerà i luoghi, non solo, ma il parco verrà anche a montare una staccionata per rendere più sicura l'area stessa. Quindi tutto questo è stato possibile con la collaborazione di tutti. Voglio ringraziare sia l'architetto D'Amico, che è stata
qui da parte del comune per l'ufficio tecnico ha diciamo, lavorato, e poi il dottore Dionisio Impastato, che è stato il direttore dei lavori. Devo dire, l'entusiasmo è stato tanto, il lavoro che si è fatto in sinergia ed in sintonia tra tutti, e oggi questo è il risultato. Voglio ringraziare poi i ragazzi che ci faranno rivivere in costumi romani momenti della vita romana, e questa è un'altra bellissima modalità di come inaugurare questo luogo. E voglio ringraziare anche il ristorante Opunzia con Francesco Mauceri per la degustazione che ci sarà. Quindi abbiamo cercato un po' di rendere questo momento un momento gradevole da tutti i punti di vista. Oggi è un giorno davvero importante per Montevago, perché qui nel 1986 è stata ritrovata questa villa romana, appunto di epoca fine repubblicana e prima imperiale. Il progetto nasce per volontà soprattutto della sindaca Rocca Ruvolo, per valorizzare questo sito di importanza storica e archeologica. Io ho voluto evidenziare in questa rievocazione la vita quotidiana, perché la villa romana è da intendere come una villa rustica, quindi abbiamo produzione di vino, di olio, che caratterizzano soprattutto questo territorio. Poi la collaborazione preziosa dell'associazione Antico Mondo per elaborare delle scene proprio di vita quotidiana di questa villa. Quindi avremo il dominus, avremo la domina, avremo gli schiavi, quindi personaggi che sono ritornati a rivivere in questo ambiente. Quindi i romani ritornano alla villa romana di Montevago. La nostra associazione riproduce le varie tipologie, dalle armi alla ceramica, alle lucerne, eccetera, eccetera, per far rivedere alla gente e fare capire lo scopo di questa villa a Montevago. Il nostro abbigliamento è creato da me, sono io che praticamente faccio la sarta in questo momento e mi dedico all'abbigliamento sia per quanto riguarda i civili, quindi sia le ragazze che i ragazzi, anche tutta la parte dei legionari. E quindi mi dedico anche all'acquisto dei tessuti, di solito di lino, che sono i tessuti prettamente utilizzati nel periodo. Anche i modelli sono proprio adatti del periodo storico che stiamo rivivendo. Ricordato ad Agrigento, Nicolò Gallo ha 172 anni dalla nascita. Professor Paolo Cilon ricorda una figura storica della nostra città, della nostra provincia, della nostra Agrigento, che è Nicolò Gallo, cui è anche intestata una scuola. Oltre alla scuola è stata intestata una piazza, una via. E poi è stato anche un personaggio di primissimo piano nella vita politica e professionale, in quanto ha ricoperto l'incarico di presidente dell'ordine forense, e poi ha ricoperto incarichi importanti nelle amministrazioni comunale e provinciale della nostra provincia. Fu assessore e fu consigliere comunale di Agrigento. Fu componente e consigliere provinciale, ma anche presidente della provincia. È stato poi deputato dal 1882 fino al 1907, giorno e anno della sua morte. Quindi un grandissimo personaggio, un uomo politico che diede tanto alla nostra terra perché si impegnò sui problemi che erano necessari per lo sviluppo. Infatti a lui si deve la linea ferrata Porto Empedocle, Sciacca, Castelvetrano, a poi una serie di agenzie del Banco di Sicilia che allora erano una serie di punti di riferimento sul piano finanziario. E poi anche alcune sue battaglie, come quella ad esempio sui problemi della scuola. Fu lui a togliere dalle mani dei sindaci le nomine dei maestri. Quindi un grande personaggio e noi abbiamo fatto bene a ricordarlo perché merita tutta la nostra devozione e soprattutto la nostra gratitudine. Ci sono stati due momenti antecedenti a questo convegno che sono stati anche importanti, se brevemente ce lo illustra. Sì, alle 17 siamo stati al cimitero di Bonamorone, dove abbiamo deposto una corona di fiori in suo ricordo, proprio che all'ingresso del cimitero di Bonamorone
all'entrata sulla parte destra, e abbiamo non solo da parte del CEPASA che ha messo dei fiori, ma soprattutto è stata la presenza del sindaco Franco Miccichè, che ha partecipato e a nome della civica amministrazione ha deposto una corona di fiori. Poi attraverso l'impegno della programmazione siamo stati in Porta di Ponte, dove c'era il Cippo, e lì anche lì il sindaco ha deposto dei fiori e ha parlato a nome della città e a nome anche suo e della giunta comunale e del consiglio. È stato un momento molto suggestivo, perché il primo cittadino si è ricordato anche del grande Niccolò Gallo. Anche voi avete voluto ricordare una figura storica della nostra città. Sì, l'Ordine degli Avvocati di Agrigento è oggi presente in occasione della commemorazione a 172 anni dalla nascita di Niccolò Gallo. Il ricordo da parte dell'Ordine Forense non è soltanto dell'illustre uomo politico, del letterato, del saggista, del docente di estetica, ma per noi il ricordo pregnante è quello del nostro primo presidente dell'Ordine Forense, fondato nel 1874. Ovviamente di lui ricordiamo non soltanto la figura di illustre avvocato, di grande oratore, ma soprattutto di un avvocato che ha colto il senso vero della professione forense, la sua funzione sociale e la grande passione che Niccolò Gallo, da giovanissimo avvocato, a soli 23 anni, cominciò ad esercitare nella sua città natale, e la grande passione che ha profuso nella professione prima di diventare uomo politico e di essere impegnato per ben 8 legislature alla Camera dei Deputati. Parlare di Niccolò Gallo significa anche parlare dell'attualità del pensiero di questo uomo politico agrigentino. Egli lavorò per togliere la provincia di Agrigento e anche la Sicilia dall'isolamento nei collegamenti. Infatti Niccolò Gallo volle che si realizzasse al più presto la tratta Castelvetrano-Sciacca-Agrigento, perché era difficile arrivare a Palermo. E dunque ecco il suo pensiero come attuale oggi, dove i collegamenti sono da rivedere. Niccolò Gallo è attuale per la riforma del sistema penitenziario, dove mise al centro la dignità della persona umana. Allora, nel fine Ottocento, era difficile parlare della dignità della persona umana del carcerato, perché il carcerato doveva subire violentemente la pena. Lui invece, con la riforma del sistema, volle che ci fosse un rispetto nei confronti del detenuto. Parlare di Niccolò Gallo significa oggi nel campo della politica avere quella capacità di mediazione, di equilibrio, di trovare quei punti di convergenza tra le diverse anime presenti nella vita politica per il bene del paese, per il bene di una regione, per il bene di una città. E il nostro socio Paolo Cilona ha avuto l'idea, e lui sempre che riesce a ricordare, a rispolverare i personaggi che spesso e volentieri gli agrigentini dimenticano, mettono nel cassetto del dimenticatoio, e soprattutto quando poi qualcuno fa qualcosa e allora si svegliano, e praticamente quel torpore che è tipico del meridionale sparisce, e noi stasera stiamo ricordando Niccolò Gallo, che è un grande uomo, e soprattutto, oltre al fatto che ad Agrigento è ricordato per alcuni monumenti e soprattutto per un istituto scolastico a lui dedicato, c'è una piazza anche, diciamo, Niccolò Gallo è stato veramente un uomo illustre, di cui è giusto che ce ne ricordiamo noi agrigentini. Matteo Messina Denaro e la trattativa Stato-Mafia,
depositate le motivazioni della sentenza di condanna del latitante. Matteo Messina Denaro, il super latitante di Cosa Nostra, fantasma dal 1993, è una delle menti dietro le stragi del 92. Ha appoggiato la strategia stragista, terroristica, mafiosa di Totò Riina e l'attacco frontale allo Stato, nonché ha rappresentato un importante pilastro per la trattativa con quest'ultimo per far cessare le bombe. E questo è il sunto della sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta depositata il 18 agosto scorso, con la quale a ottobre scorso Usiccu, già condannato per le stragi del 93, era stato condannato all'ergastolo perché mandante degli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Secondo il giudice Roberta Serio, il capomafia di Castelvetrano condivise in pieno l'oggetto e la portata del piano criminale di Riina di attacco allo Stato e di destabilizzazione delle sue istituzioni, allo scopo, da un canto, di colpire i nemici storici, gli inaffidabili e traditori di Cosa Nostra, dall'altro canto di entrare in contatto con nuovi referenti con cui trattare per raggiungere nuovi equilibri. La Corte sottolinea inoltre che il latitante era a conoscenza della trattativa Stato-mafia, l'altra faccia della medaglia del piano stragista. In definitiva, Messina Denaro fu in assoluto un membro del cerchio magico di Riina. Secondo i giudici, inoltre, Matteo Messina Denaro mise effettivamente a disposizione della causa stragista le proprie energie, le sue forze militari e logistiche, convogliando in senso unidirezionale tutta la nomenclatura trapanese. Man mano che il piano stragista prese corpo, in parallelo Matteo Messina Denaro, in via diretta o indiretta, ovvero anche a mezzo degli uomini d'onore della provincia mafiosa da lui retta, dimostrò tangibilmente la sua perdurante adesione, ribadendo la fedeltà a Riina in quel delicato momento per la sua leadership e per l'intera Cosa Nostra. La requisitoria dell'accusa, prima rappresentata da Gabriele Paci, oggi neo procuratore della Repubblica di Trapani, e la sentenza poi hanno permesso di ricostruire in maniera certosina i fatti e tutta la cronostoria dei Corleonesi. La sentenza così conduce passo dopo passo alle dinamiche e alle ragioni che hanno portato alla genesi delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, il movente, la deliberazione degli attentati e le singole riunioni in cui i boss ne hanno discusso, la creazione da parte di Totò Riina della Super Cosa, la nostra fonte Antimafia 2000. I giudici si concentrano anche sul fantasma stragista, il suo protagonismo nel periodo delle bombe tra il 1992 e il 1993. Il motivo genetico dell'avversione di Cosa Nostra a Borsellino e l'attacco al patrimonio culturale e le ragioni alla base delle sollecitazioni di Messina Denaro all'eliminazione di Borsellino. I giudici spiegano bene, sulla base delle prove prodotte dalla pubblica accusa, la sua responsabilità. Nella sentenza viene anche precisato che Messina Denaro, seppur non ebbe alcun ruolo nella fase esecutiva delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, mise immediatamente a disposizione la propria persona e quella degli altri uomini d'onore soggetti a lui legati trapanesi per una morsa a tenaglia dei due magistrati ovunque si trovassero, contribuendo al loro stretto monitoraggio e a infuocare gli animi dei complici verso la loro morte, che avvenne nella provincia di Palermo, ma che sarebbe potuto accadere anche a Roma, a Marsala o nelle diverse opzioni geografiche che per ipotesi si sarebbero potute presentare. E non mancano i giudici di ricordare le connessioni con la politica e con i politici e i collegamenti che Messina Denaro ha cercato e forse attuato dopo le stragi con nuovi referenti. Ed è ormai certo che grazie ad ambienti di questo tipo che Usiccu, dopo 28 anni, è ancora introvabile nonostante gli arresti di chi, tra familiari, compagni, prestanome, è venuto a contatto con lui. Vini dai due mondi, un simposio internazionale ad Agrigento a Casa Barbadoro. Arturo Cantella. Si è svolto presso la Casa Barbadoro alla Valle dei Templi, parco archeologico di Agrigento, il simposio internazionale Vini dai due mondi, dove sono stati presentati i vini dell'azienda canadese Cantina Ferox, Niagara on the Lake e della CVA di Canicattì. Quindi la degustazione con abbinati i cibi della tradizione siciliana con i vini della Cantina Ferox alla presenza dei titolari provenienti direttamente dal Canada. L'iniziativa è stata coordinata da Gianluca Laimo Di Loro, enologo e sommelier Ferox.
A seguire quindi l'omaggio allo scrittore Leonardo Sciascia per i suoi 100 anni dalla nascita, accompagnati dai vini Diodors CVA della Valle dei Templi, la degustazione della mandorla Diodoros con il vino nero d'Avola, vendemmia tardiva. Massimo Brucato ha curato l'intero evento. Sì, lo scopo diciamo dell'incontro di oggi è quello principalmente di incontrarci e confrontarci, perché comunque dal confronto si impara sempre. Vogliamo presentare un po' quello che facciamo noi in Canada e imparare un po' da quello che si fa qui in Sicilia. Quindi alla fine uno scambio di conoscenze e di culture diverse. Ecco, un programma particolarmente ricco, come si svolgerà la serata? Allora, la serata si svolgerà come segue. Praticamente abbiamo pensato di iniziare con la prova, diciamo, di un brindisi iniziale dello spumante. Facciamo un metodo classico, 50% Pinot Noir, 50% Chardonnay, invecchiato per 4 anni sui lieviti. Dopodiché andremo a fondo con la degustazione di altri 6 vini. Due Riesling, un Sauvignon Blanc, un Rosato, un Ice Wine tipico delle nostre zone, fatto con Dornfelder, e a seguito proveremo il Black Lion, che sarebbe un blend bordolese, e dopodiché proveremo dei vini anche fatti col marchio di Diodoros dalla cantina CVA. Allora, presentiamo questi ospiti e ci traduci tu, perché loro parlano in inglese, per dire anche questa esperienza, da cosa è scaturita e quali saranno anche gli obiettivi di questa iniziativa. Ok, perfetto, yeah. Thank you very much. Si dice che praticamente loro vengono da Niagara on the Lake, lui è l'enologo e Stephanie e la moglie hanno iniziato questo progetto da ormai 5 anni, si sono trasferiti in un'azienda, sono nati come cantina, con un virtual winery, quindi come cantina per conto terzi, e praticamente il progetto è nato dalla produzione solamente di una singola botte, e poi hanno nel 2018 acquistato una proprietà in Niagara on the Lake e hanno iniziato a produrre vino in questa maniera. Diciamo che in breve il focus è sulla qualità, in generale produciamo circa, I'm talking about how many bottles we produce, yes. Produciamo circa 6.000 bottiglie l'anno, sia rossi che bianchi. L'esperienza in Sicilia come verrà patrimonializzata, insomma, qualcosa su questa esperienza in Sicilia, qui ad Agri. Sicuramente è un'enorme opportunità essere qui in questa location, non capita tutti i giorni e sicuramente andrà a beneficio dell'azienda, del marchio, del brand in generale. CVA Canicattì è una cooperativa dalla lunga storia, quest'anno festeggeremo i 52 anni della cooperativa e diciamo che siamo veramente fieri e orgogliosi del nostro operato, perché da 15 anni a questa parte CVA Canicattì si è concentrata verso un percorso di qualità, cioè esaltare al massimo all'interno delle nostre potenzialità la qualità dei vitigni autoctoni siciliani. I nostri ecco, voi parteciperete a questa iniziativa col marchio Diodors che viene prodotto qui nella Valle dei Templi. Sì, esattamente, noi siamo estremamente legati al territorio e in particolare a questo territorio. Stasera parteciperemo all'iniziativa col Diodoros. Diodoros è un vino ottenuto dal vigneto che è posto al di sotto del Tempio di Giunone. È un vigneto composto da nero d'Avola per la maggior parte, ma essendo un vigneto antico, credo abbia più di 50 anni, ci troviamo a vinificare anche delle varietà che si trovano naturalmente in questo vigneto, perché sono state impiantate tanto tempo fa, che sono Nerello Cappuccio e Nerello Mascalese. Col Diodoros usciremo con l'annata 2018. Un grande vino, ovviamente fa un processo di affinamento, cioè di maturazione in legno, parliamo di legno francese, piccole barrique da 225 litri, insomma un gran bel vino, degno di essere figlio della Valle dei Templi. Una battuta su questa serata, il tuo ruolo, una serata importante che vede sposare i vini siciliani con quelli canadesi. No, semplicemente Gianluca, Lillo, insomma anche per conto loro, anche la cantina che è protagonista questa sera, mi hanno chiesto di condurre la serata. Quindi mi sono studiato un po' il posto dove stanno loro, lui mi ha mandato qualche scheda dei vini e poi quando le assaggerò magari farò qualche commento, c'è un sacco di gente che è qui che può parlare, che può intervenire e dire cose interessanti.
A me piace perché non conosco niente dei vini canadesi, questa è un'azienda importante canadese, mi sono informato, per cui. Poi c'è Gianluca che conosco da quando ero proprio piccolino, poi con suo papà siamo amici da secoli, che vuoi, devo essere qua per forza, quindi spero che vada tutto bene. Adesso mi ripiglio da questa camminata a piedi che ho fatto perché c'è il traffico completamente bloccato, siamo a posto. E adesso pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Insegnanti e operatori scolastici senza Green Pass verso la sospensione. Ad annunciarlo è il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi in vista dell'inizio della scuola a settembre. Alba alla Valle dei Templi con tanti problemi. È lo spettacolo all'alba che in Sicilia ha raccolto più partecipanti in assoluto. Ieri dinanzi ai cancelli della Valle dei Templi di Agrigento non c'erano soltanto i 600 partecipanti che avevano già prenotato la visita teatralizzata di Al Passo coi Templi, ma anche oltre 400 visitatori che, complici le norme di contingentamento, hanno dovuto rinunciare allo spettacolo. Una lunga coda di auto alle 4 del mattino e tanta gente che ha obbligato la Valle a chiedere rinforzi per il controllo dei Green Pass in maniera da permettere a ogni gruppo di entrare nell'area archeologica in tempo per assistere all'alba. Ma soprattutto un successo clamoroso per il lavoro che ha unito la visita guidata. Ogni partecipante era fornito delle relative cuffie. Teatro e musica al fusi insieme per una narrazione unica che ha permesso di visitare la Valle dei Templi, interrotti soltanto da dei ed eroi della mitologia classica, da satiri che apparivano da dietro le colonne. Paride ha deciso ancora una volta chi è la più bella tra le dee. Cassandra ha predetto un futuro nefasto ad un mondo che pensa solo alle guerre e dimentica la natura. Ettore si batte e viene ucciso da Achille. Daphne fugge dall'amore di Apollo che la trasforma in alloro. Insomma, miti leggeri come carezze che nascono dalla Valle dei Templi immersa nell'oscurità, Al Passo coi Templi, lo spettacolo di Savatteri con la Casa del Musical, costruito dal Parco Archeologico con la collaborazione di Coop Culture, è stato il primo lavoro in assoluto che ha unito due anni fa teatro e visite nei siti e ha aperto la strada a operazioni simili in tanti altri siti siciliani. Le altre date dell'alba, per chi è interessato, sono il 25 e il 29 agosto. E non temere il domani di Gaetano Arronica e Giovanni Volpe con gli attori della Fondazione Teatro Luigi Pirandello. Mentre il 27 e 28 agosto toccherà all'Iliade interpretata dal grande Sebastiano Lomonaco sotto il Tempio della Concordia. Un uomo di 54 anni è morto per Covid a Ioppolo Giancaxio. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Portella, il quale lancia un accorato appello a vaccinarsi. È in programma domani al Tempio di Giunone la cerimonia del premio Mimosa d'Oro, giunto alla 30ª edizione. Il premio è promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, la quale dice: finalmente possiamo riprendere la nostra normale attività. E siamo giunti alla pagina sportiva. Parliamo dell'Akragas che ha giocato un amichevole a Gela vincendo per 4-2. Carmelo Lentini. Prima uscita stagionale dell'Akragas al Vincenzo Presti di Gela, dove si impone sulla giovane squadra locale che milita in prima categoria con il risultato di 2-4. Il primo tempo si è concluso con il doppio vantaggio biancazzurro, avanti con le reti di Lavardera e del giovane attaccante Violante. In questa prima frazione di gioco il tecnico Giuseppe Anastasi ha schierato la seguente formazione: Di Carlo, Punzi, Ferrigno, Piuca, Ciulla, Martinic, Baio, Lavardera, Lucas, Camaccio e Violante. Nel secondo tempo spazio a tutti i calciatori presenti in panchina, compreso il bomber
Peppe Gambino, autore anche di una bella doppietta personale. La compagine gelese del giovane tecnico locale Mirko Fausciana è poi riuscita ad accorciare le distanze siglando due reti approfittando del calo fisico degli ospiti acragantini. Tutto sommato si è trattato di un buon test, una tappa di avvicinamento alla forma migliore possibile ed in previsione del derby di andata di Coppa Italia di Eccellenza contro il Castel Termini in programma domenica prossima 29 agosto alle ore 16 allo stadio Esseneto. Con l'Acragas si è anche rivisto Andrea Punzi, difensore classe 97, la scorsa stagione in biancazzurro, che dovette saltare l'intera stagione per la rottura del menisco. Operato, il ragazzo si è ristabilito del tutto ed ora è tornato a disposizione della società e del nuovo mister. Intanto il DS Peppe Cammarata sta conducendo una serie di trattative per completare l'organico messo a disposizione del mister Anastasi. Come più volte ribadito in sala stampa, qualcuno dei calciatori attualmente in rosa potrebbe non rientrare più nei piani societari, per cui nelle prossime settimane, se non nei giorni, non sono escluse delle novità. Da ricordare che proprio di recente l'attaccante Seccane e Giuseppe Grasso, che si allenavano costantemente in prima squadra con l'Acragas, sono andati via. Il primo si è accasato con l'Anise e il secondo con il Ragusa. Da Zon nel mirino delle critiche per la scarsa trasmissione delle partite. Per molti spettatori è un problema vedere le partite trasmesse dalla piattaforma che ha sostituito Sky. Ed è la passione dei tifosi che ne paga le conseguenze. Intanto tiene banco il mercato con alcune cessioni che suscitano ironia per la formula scelta, come nel caso di Lucarelli. Da Verona raggiunge la sua Agrigento in bici Arturo Cantella. Grande accoglienza alla Valle dei Templi di Agrigento per il ciclista di origine agrigentina e l'ingegnere Alessandro De Andrea, che ha percorso 1600 km in bicicletta proveniente dalla sua Verona, alla presenza dei rappresentanti della rete delle professioni tecniche, dell'amministrazione comunale di Agrigento con in testa il sindaco Miccichè, e i rappresentanti Lions, tra cui Caramazza del Lions Agrigento Osse, e il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso. Abbiamo, come dire, apprezzato questa impresa incredibile sui generis di Alessandro D'Andrea, che è un conterraneo nostro, che è venuto in bicicletta da Legnago fino ad Agrigento per valorizzare il territorio, ma soprattutto anche per farci riflettere su temi molto importanti, al di là della valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, monumentali, dell'importanza di fare movimento, di quindi muoversi in maniera ambientalmente corretta, positiva per evitare inquinamento. Però Alessandro, quando è partito, ci ha confidato che in realtà voleva anche porre l'accento sul tema dell'isolamento di Agrigento dal punto di vista delle infrastrutture viarie, e quindi abbiamo come reti professionali tecniche assieme a me Rino Lamendola, Maria Giovanna Mangione, Silvio Sant'Angelo, Francesco Giaccio e il delegato dei geologi Salvatore Talmi, abbiamo deciso di aderire a questo impegno, accompagnarlo fino ad Agrigento, perché questo suo arrivo per noi è denso di significati, e il fatto che tutte le associazioni qui presenti sul territorio, sono veramente una cinquantina, sessantina di associazioni, siano qui oggi, testimonia che se facciamo le cose insieme i risultati sicuramente possono arrivare. Abbiamo fatto Verona Acragas. Di foto dell'Acragas era tutto per l'Acragas, era tutto organizzato per l'Acragas. Era fatto per arrivare in Serie A con l'Acragas. Perché questo viaggio? È stato difficile, perché complicato arrivare fino a qua? Non lo so, sono 20 anni che ci penso, poi probabilmente questi anni bui che abbiamo vissuto ci hanno fatto capire che le cose dobbiamo farle subito, quando ci viene voglia, perché domani non si sa quello che ci farà, allora le cogliamo al volo. Bravo! Bravo Alessandro! Bravissimo! Ieri ha fatto tappa a Campobello di Licata, come mai? Campobello di Licata è la città di mio padre, quindi del cognome che porto. E siccome da bambino, ma soprattutto da adolescente, mio padre, che aveva la mania di Campobello, voleva sempre tornarci i fine settimana, io invece da agrigentino volevo rimanere qui fine settimana, allora non volevo mai andare. Allora, per farmi perdonare, sono andato a Campobello. Però lui si è voluto vendicare, perché mi ha fatto prendere uno svincolo sbagliato e ho fatto 20 km di campagna in più.
Dove... Avevo detto che volevo andare all'aeroporto di Mambre invece. E per fortuna quei posti lì li conoscevo perché grazie a padre muratore, Don Ferratore Muratore, che è anche lui di Campobello, quelle zone lì le ho battute parecchio, per cui ho riconosciuto la vigna, l'albero. Prossima tappa, obiettivi di questa tua impresa, cosa farai dopo? Niente, vado al mare. Signore, una battuta di questo viaggio emozionante, ci racconti come ha vissuto questa attesa, questa esperienza di suo marito? In maniera molto, molto serena, perché sapevo che mio marito faceva quello che desiderava fare da tanto tempo, quindi l'ho vissuta serenamente. Poi lo sentivo una volta al giorno, non più di tanto, e mi rassicurava dicendomi che stava bene, che mangiava, si riposava in hotel la sera, che non si stanca mai. Lui è un tipo che non si stanca mai, l'energia che ha è tantissima, quindi con questa energia lui è andato avanti e io ero tranquilla da questo punto di vista, non mi sono mai preoccupata tanto, devo dire la verità, perché sapevo che lui è pieno di energia, di curiosità, di ottimismo, e quindi mi sono rassicurata con anche semplicemente sentendolo una volta al giorno. Vittoria, come l'hai vissuta questa esperienza di papà accanto a mamma? Pure io tranquillamente. Pure perché mandava degli audio divertenti e quindi anche sapevo che tutti i giorni c'era. Ti sei preoccupata di papà, di questo caldo, che poteva succedere qualcosa? Non sei un po' preoccupata? No, un giorno mi sono preoccupata perché non ha mandato dei messaggi. No, abbiamo messo su ad Alessandro, visto che è uno sportivo, è un agrigentino doc, la bandiera storica dell'Agra. Se ringrazio anche così Maurizio Capraro e anche a Ballacchino che hanno dato la possibilità proprio di fare quest'atto e questa donazione importantissima. Naturalmente un encomio al ciclista che proprio dal nord, da Legnago, da Verona, è sceso qua giù ad Agrigento, e passando anche da Campobello, che è il paese proprio del papà. E, che dire, un atto d'amore, un atto anche di unione, e la dimostrazione che l'Italia si può anche percorrere in bicicletta per chi riesce a farlo, naturalmente, ma è lo spirito quello che è importante. No, siamo presenti perché questa è una bella provocazione che evidenzia quell'isolamento infrastrutturale atavico di cui soffriamo, di cui soffre la nostra terra, è un isolamento che compromette lo sviluppo socio-economico del territorio agrigentino, e quindi abbiamo colto l'opportunità di questa iniziativa per sottolineare che il PNRR, che tutti quanti aspettavamo, non ha di fatto stanziato nulla in infrastrutture per il nostro territorio, e quindi riteniamo che questo sia un fatto molto grave da superare, anche se abbiamo preso coscienza che negli ultimi anni la regione siciliana sta investendo nella viabilità interna. Noi non possiamo immaginare di non avere i porti adeguati, gli aeroporti, un sistema autostradale e ferroviario adeguato se vogliamo competere con il resto d'Italia e con il Mediterraneo. Per questo motivo noi, cogliendo in balzo la palla lanciata dall'amico D'Andrea, stiamo pensando con la rete delle professioni tecniche a organizzare un bel convegno nazionale proprio per stimolare nuovi investimenti nelle infrastrutture per il nostro territorio, soprattutto per la Sicilia centro-meridionale e per il nostro territorio agrigentino. Sì, l'ANC Club Agrigento Ostia, insieme alle reti professionali tecniche, per la prima volta in collaborazione con il patrocinio di tantissime associazioni, club service del territorio e delle istituzioni, tra le quali il Comune di Agrigento e il Parco Valle dei Templi, ha voluto organizzare questo evento. L'occasione è stata fornita dal nostro conterraneo Alessandro D'Andrea, che ha deciso di percorrere l'Italia dal nord al sud unendola in bici e mettendo in evidenza tutte le potenzialità, il patrimonio artistico, culturale, culinario, le tradizioni del nostro paese, e dall'altro ha acceso i riflettori sulle criticità del nostro territorio, sui collegamenti mancanti, sulle infrastrutture assenti. Concludiamo il telegiornale proponendovi le interviste alle eccellenze che hanno ricevuto il premio Sipario d'Oro 2021. Grazie per averci seguito e arrivederci.
In archivio la 14ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro. La manifestazione presentata da Margherita Truppiano e Claudia Badalamenti si è svolta davanti la casa natale di Luigi Pirandello. Tra i premiati un giovane imprenditore agrigentino Andrea Messina, il professor Enrico Grinceri, esperto in chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato, e Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista che ha intervistato in esclusiva mondiale Papa Francesco. Un premio speciale è andato a Piera Maggio, madre di Denise Pepitone, con lei ad Agrigento il suo avvocato Giacomo Frazzitta. Soddisfatto per l'ottima riuscita della manifestazione il patron Lelio Castaldo. Siamo felici perché è un premio che è cresciuto sempre di più, come dicevo ieri in un'intervista, senza però sminuire le edizioni precedenti, perché nelle edizioni precedenti c'erano personaggi altrettanto illustri rispetto a quelli di stasera, forse con meno problemi, come potrebbe essere la figura di Piera Maggio, che sappiamo ha vissuto un problema nazionale. Soddisfazione, grande pubblico, grande successo, ringrazio tutti, ringrazio chi veramente ci ha consentito di poter fare questa serata. Ma sicuramente un grazie a te, patron. Un grazie a me, io cerco di metterla tutta con grandi sacrifici, però andiamo avanti. È una serata veramente importante, sono nomi eccellenti, e tanti anche i miei colleghi, eccellenza anche nel loro campo, giornalisti, c'è anche Piera Maggio, l'avvocato Frazzitta. Devo dire che una manifestazione del genere, nonostante le problematiche del Covid e della pandemia, riusciamo a portarla avanti. Sono lusingato di essere presente anche perché anche poi dovrò dare un omaggio a qualche ospite, quindi penso che delle manifestazioni di questo tono siano importanti anche per la nostra Agrigento. Lei, professore, da siciliano è un punto di riferimento per tanti siciliani, anche agrigentini. Sì, no, questa cosa mi inorgogliosisce davvero tanto, spero di dare sempre il mio contributo a chi me lo chiede quando c'è bisogno, rispondo presente. Risponde presente, ecco, parliamo di Covid, e cosa dirà i Novax, professore? Ma purtroppo ai Novax c'è poco da dire, perché convincerli non ci riusciamo, davvero non ci riusciamo. E noi in questo momento a Padova abbiamo una situazione che sta diventando nuovamente drammatica, ci sta facendo tornare indietro di qualche mese con le terapie intensive già quasi piene e il 90% dei pazienti purtroppo sono Novax. Il problema di questo impiego delle terapie intensive, impiego che definirei improprio delle terapie intensive, e che toglie spazio ai pazienti che realmente hanno bisogno di terapia intensiva. Pensate a tutti i pazienti che noi trapiantiamo, ai pazienti che operiamo con interventi complessi, che hanno bisogno di un posto in terapia intensiva e non trovano posto proprio perché occupato da altri pazienti che potrebbero evitare di finire in terapia intensiva solo se si vaccinasse. Piera Maggio, un premio speciale per questa sera per la grande voglia di giustizia, è così? Ma sicuramente sì, questa grande voglia di giustizia che in tutti questi anni non abbiamo mai mollato, e ringrazio gli organizzatori per aver pensato a me e soprattutto Denise, non dobbiamo mai mollare. Piera, non avrà pace chi fa male a un bambino, ho letto una sua frase, ecco, è un messaggio a chi sa e non parla. Certamente, ma anche perché sicuramente chiunque sia stato a rapire Denise sicuramente non avrà la coscienza pulita, anche se apparentemente nascondono il fattaccio che hanno commesso, di certo hanno la coscienza sporca, quindi non avranno sicuramente pace, non l'avranno mai. Avvocato Frazzitta, mettere passione nel lavoro, lei ha messo e mette tanta passione per il caso Denise. Sì, è chiaro che questo è un caso che tocca innanzitutto le corde di noi genitori, e quindi quando vi è coinvolto un bambino in una storia triste e brutta come quella che comunque ha coinvolto Denise Pepitone, oltre all'aspetto diciamo tecnico e giuridico, è chiaro che metti passione a cercare la verità. Siamo contenti di essere oggi qui perché comunque è anche un modo questo per tenere alta l'attenzione sul caso di Denise Pepitone. L'unico vero premio sarebbe trovare Denise.
o comunque un altro premio sarebbe almeno avere la verità sul rapimento di Denis Pipitone e vedere i colpevoli condannati. Questo purtroppo ancora oggi noi non lo abbiamo ed è quello che richiediamo, colpevoli e verità. Oggi Agrigento sta facendo veramente una bella carezza alla mamma Coraggio Piera Maggio, a tutti noi che abbiamo da sempre lottato, e ringraziamo il patron Lelio Castaldo per questa carezza che oggi dà e serve per tenere alta l'attenzione. Ecco avvocato, io non le voglio chiedere un commento, fare un commento, un magistrato che ha indagato sul caso Denise che è indagato. Noi rispettiamo la magistratura sempre e comunque, perché è uno dei pilastri istituzionali del nostro sistema democratico, quindi abbiamo sempre avuto fiducia anche quando non abbiamo raggiunto gli obiettivi. Abbiamo sempre detto, il giorno stesso in cui c'è stata la sentenza della Suprema Corte, che noi rispettavamo la sentenza della Suprema Corte, perché in Italia c'è bisogno comunque di certezze anche quando queste ci danno immense incertezze, come nel nostro caso. Fabio, intervistare un pontefice, lo immaginavi? Nessuno lo immagina, perché è qualcosa che è forse nei sogni di ogni giornalista. Io posso dire di aver avuto una buona dose di fortuna, e poi il fatto è anche di aver incontrato un Papa come questo, che è come se fosse il parroco del paese, come se fosse l'arciprete della città. È una persona umile, sensibile, ed è anche una persona che, quando è di fronte a te, che tu vedi l'uomo vestito di bianco che è il Papa, i primi momenti sei emozionato, ma poi ti mette a tuo agio. Una persona che è rimasto quello di allora, quando era parroco e quando era arcivescovo di Buenos Aires, e quindi diciamo che è un sogno che si realizza e che si è realizzato. Cosa hai provato appena ti sei seduto davanti a Francesco? Grande emozione, però devo dire anche una cosa che mi ha spiazzato, perché quando mi sono seduto, mentre il cameraman stava finendo di sistemare le ultime cose, ha detto: voi continuate che io intanto mi raccolgo in preghiera. Ha pregato un po', dopo io ho fatto il saluto iniziale dicendo grazie per averci accolto, e lui mi ha spiazzato perché a un certo punto ha detto: no, grazie a te che ti sei scomodato a venire fino a qua. E questa è stata la cosa più incredibile. Sappiamo che chi fa il vaccino tende ad avere una malattia meno, nel caso prende il contagio, tende ad avere una malattia meno pericolosa e sicuramente con una riduzione netta della mortalità. Ecco, questo dobbiamo riflettere tutti, e in questo momento, in attesa di nuovi presidi terapeutici, è l'unica cosa che possiamo e dobbiamo fare. Ma è possibile che ci sono pure dei medici Novax? Beh, allora su questo è difficile esprimersi, perché bisogna capire se è una questione ideologica o se c'è dietro un'analisi di dati che potrebbe anche fare vedere le cose in modo diverso. Io spero che non sia una questione ideologica, ma sicuramente anche io, che sono critico insegnando metodologia della ricerca su alcuni aspetti anche autorizzativi di questo vaccino, devo sottolineare che in questo momento è l'unica cosa che possiamo fare e che quindi dobbiamo fare. Professore, la speranza per i cardiopatici? La speranza risiede in una ricerca avanzata che ci consenta una maggiore caratterizzazione delle malattie dal punto di vista genetico, morfologico e molecolare, nel senso che attualmente la cardiologia è in grado di pagliare, di limitare i danni delle malattie, ma non è in grado quasi mai di risolverli completamente, perché la causa e i meccanismi di danno sono ancora sconosciuti. Non sappiamo perché molte aritmie maligne portano a morte, perché non conosciamo l'origine, non sappiamo perché una placca coronarica si chiude improvvisamente in un determinato momento, perché non conosciamo i meccanismi che portano alla rottura della placca e quindi all'infarto, alla morte improvvisa. Il futuro della cardiologia risiederà in una ricerca che consentirà di acquisire la conoscenza sulle cause
e i meccanismi di danno. Andrea Messina, il premio Sipario d'Oro per l'attività imprenditoriale, in che cosa lo vogliamo dire? Grazie, noi intanto onoratissimo di ricevere questo premio. Credo che la commissione presieduta da Castaldo, dal giornalista Castaldo, abbia voluto onorarmi per le attività svolte negli ultimi 15 anni dal mio rientro a questa parte in materia fondamentalmente economica in provincia principalmente, ma in generale anche su ambito regionale. La nostra è un'azienda che si occupa principalmente di analisi sui materiali da costruzione, sui terreni, attività scientifiche e tecniche fortemente specializzate. Il premio per me rimane uno stimolo molto forte, non solo a livello personale per continuare su questa strada, ma anche come riconoscimento per tutti i giovani che come me decidono di rimboccarsi le maniche a testa bassa, continuare a investire su questa provincia, sia in termini ovviamente economici, sia in termini proprio di sforzo intellettuale e pratico. Il Parlamento della Legalità Internazionale è presente questa sera qui al CAOS per un premio. Lei rappresenta il Parlamento. Il Parlamento della Legalità è un movimento apartitico, interculturale, interconfessionale. E nasce proprio qui, in questo territorio, e grazie alla collaborazione propositiva e fattiva tra me e il professore Mannino, che è il presidente onorario, e il Parlamento della Legalità possiamo dire che è la risposta dell'anatema del Papa nella Valle dei Templi, e nel messaggio rivolto contro la mafia. E si è diffuso nel territorio di Agrigento proponendo progetti culturali formativi che esaltano i più alti ideali della vita, l'osservanza delle regole, il senso civico, la cittadinanza attiva. Come un premio importante questo, anche perché tu sei un'eccellenza del panorama musicale agrigentino e non solo per come suoni e per le tue composizioni. Ma spero di esserlo veramente, comunque in ogni caso sono onorato di rappresentare la mia terra in ogni parte del mondo ovunque io vada. Stasera essere qui mi dà tanta felicità perché è una serata davvero importante con grandi premiati e esserci è bellissimo. Ritornare dopo il Covid che effetto fa? Ma fa un effetto un po' frastornante, però la voglia di rilavorare, di fare musica, la voglia di palco, insomma è una cosa che era necessaria, era vitale. Quindi finalmente, ancora le precauzioni sono fondamentali, però cerchiamo di essere più attenti possibili. Grazie.